Bene, buongiorno, siamo qui di Tacta, Sicilia, siamo con Alessandro Barbesta di Acer Italia, abbiamo il responsabile commerciale di un'azienda, possiamo dirlo, d'élite a livello nazionale e anche internazionale. Nei vari padiglioni, nei vari workshop che si stanno realizzando, molto dei finanziamenti del PNRR e di come le scuole stanno spendendo questi importanti finanziamenti, stiamo parlando di somme anche ingenti che la scuola italiana non ha mai gestito in precedenza per le nuove tecnologie, in particolare per rinnovare il parco macchine informatiche. E come sta cambiando una macchina informatica in Italia? Cosa ha di più rispetto a qualche anno fa? Ma innanzitutto buongiorno a tutti. Allora sì, è vero, il PNRR è indubbiamente una grande opportunità per la scuola italiana. Ci voleva, la scuola italiana ha bisogno assolutamente di rinnovare la tecnologia. Acer è presente nel mercato della pubblica amministrazione e della scuola in maniera particolare ormai da tantissimi anni. Cerchiamo di mantenere la leadership di questo mercato grazie ad una strategia ben precisa e dei prodotti dedicati agli studenti e ai docenti, perché crediamo che insomma i nostri ragazzi siano il futuro della nostra nazione. Devono apprendere, devono imparare, la scuola è importantissima, stiamo cercando di dotarli della migliore tecnologia che ci sia sul mercato. Mi chiedevi come sta cambiando la tecnologia. Allora, innanzitutto il PNRR aiuterà sicuramente le scuole ad investire tanto nella tecnologia. Oggi la scuola la tecnologia ce l'ha, ma è vecchia. Oggi siamo ancora nella fase in cui stiamo andando a rinnovare il parco macchine, ma siamo ancora lontani in Italia di avere un device per ogni studente, che è l'obiettivo assolutamente. Quali saranno i nuovi device? I nuovi device per Acer c'è un impegno estremamente importante, che è quello dell'ecosostenibilità. Vedete, il nostro stand è estremamente green, non ci sono plastiche, abbiamo il verde. E così cerchiamo di farlo anche nei nostri computer. Infatti abbiamo un programma importantissimo dove andiamo a ritirare la vecchia tecnologia nelle scuole in maniera assolutamente gratuita. La scuola ha un sacco di prodotti giacenti in magazzini, di prodotti vecchi, noi andiamo a ritirarli, li smaltiamo, ma soprattutto abbiamo un progetto molto green. Io ho qua un prodotto, è un prodotto della linea Vero, è un prodotto con plastiche riciclate. È eccezionale sia in versione Chrome sia in versione Windows. È importante che Acer immetta nuova tecnologia, ma che lo faccia in maniera estremamente sostenibile per l'ambiente, quindi plastiche riciclate per un ambiente più certo, un ambiente migliore. Come hardware sono dei prodotti che sono diciamo compatibili con quelle che sono le applicazioni software utilizzate in ambiente didattico? Assolutamente sì, sono dei computer normalissimi, hanno solo la particolarità di essere molto green. Quindi la tecnologia che c'è dentro può variare sia in ambiente Chrome che in ambiente Windows per qualsiasi tipo di necessità. Quindi la scuola ha necessità di un computer, noi lo abbiamo, ma lo abbiamo sostenibile per l'ambiente. Bene, abbiamo parlato di device per gli studenti, ma i device sono ormai utilizzati quotidianamente per la didattica, anche e soprattutto dai docenti. Sì. Un device Acer, quali prestazioni fornisce, quali garanzie dà all'insegnante? Allora, dicevi bene, noi abbiamo creato prodotti divisi per docenti e per studenti. Per quanto riguarda lo studente abbiamo prodotti molto resistenti, prodotti che ci permettono addirittura di essere resistenti all'acqua, essere resistenti a qualsiasi tipo di urto, ed è una cosa estremamente importante. Mentre per i docenti stiamo parlando di prodotti che probabilmente hanno più capacità a livello di performance della macchina, con polliciaggi un pochettino più comodi, un pochettino più grandi, sia in ambiente Windows che in ambiente Microsoft. I costi sono compatibili con la carta del docente, nel senso che sommando due annualità un docente può avere accesso a questi device?
Assolutamente sì, il bonus docente è un altro grande aiuto dello Stato e i docenti possono, grazie a quello, acquistare tranquillamente un device per loro. E anche gli studenti o le scuole, con il PNRR, siamo in grado di fornire intere classi con i contributi che vengono erogati. Un'ultimissima, un device portatile in particolare, quante ore dura per un utilizzo medio? Guarda, arriviamo tranquillamente a 12 ore di autonomia. Quindi, sicuramente la giornata intera di uno studente è coperta, ma anche di un docente che sappiamo bene lavora a scuola, lavora a casa, lavora la sera e quindi assolutamente grande autonomia, poco consumo e tante prestazioni. Bene, ringraziamo Alessandro Barbesta di Acer Italia. Grazie a voi.